sia un benzino. Tu invece hai già vinto in questa stagione e oggi è una delle gare molto. Sì, ho vinto tre gare, ho fatto bene e comunque io sono sempre stata molto e oggi sì, ero uno dei problemi, ma comunque cioè bisogna sempre stare con i piedi per terra e durante fino alla fine io la stessa ce l'abbiamo già tutta. Mi serve tempo, questa ragazza come l'hai vista? Ma innanzitutto io volevo fare un complimento a Davide Cadarotto, il direttore sportivo, e a tutta la società che dopo diciamo, un anno di difficoltà di lontananza della categoria donna junior è ritornata alla grande e con una mentalità di gara che è lo sport completamente, che mi piace, quella combattiva, e poi con le case di oggi hanno fatto un risultato indubbiamente meritato, tutto quello che ho fatto vedere durante la stagione fino a questo punto. E come ha detto Sofia, anch'io mi auguro che non termini il primo anche se prolunghi per il resto della stagione. Sono direttamente in testa. Il percorso ha imposto le aspettative? Sì, abbiamo avuto la conferma anche con le donne elite. Il risultato finale, l'ordine d'arrivo, insomma, rende dato al valore delle atlete che sono persone che hanno avuto un momento senza nessun dubbio, poi magari poteva cambiare qualcosa nell'ordine d'arrivo, ma diciamo che tutte le migliori di entrambe le categorie che erano davanti sono state protagoniste in quel caso. La gestione della gara è stata più facile o più difficile del previsto su questo percorso e con queste condizioni atmosferiche? Sì, più che altro è stato il mezzo, mi sono stata sorpresa, soprattutto i primi giri, perché tanti hanno forato, anche due nostri compagni di squadra, e quindi trovarsi con due unità in meno i primi giri, soprattutto in cui le fughe più sciocche, diciamo, magari potevano andare in porto, è stata un po' difficile controllare all'inizio, poi in primi giri è uscita la fuga con la campionessa del ciclocross e là c'ero io fuori, per cui da dietro era già più gestibile la cosa, però i primi giri è stato un po' più soprattutto per il tempo. Come nasce quell'idea di quel bellissimo gesto che ha di arrivare più a per me è stato beh, quando abbiamo scolinato e abbiamo continuato fino all'anello abbiamo cercato di dare il massimo, dopo abbiamo pensato di fare questa tavola 2 e, che secondo me rappresentava l'unione della squadra perché è tutto il lavoro di squadra perché siamo unite dai più piloti fino alla fine. Farete il campionato italiano cross squadre? Sì, facciamo sabato, partecipo io, la Maria, la Francesca e la Sara. Più che altro una considerazione statistica, forse più una domanda per i CT. Questo podio era tutto di atlete di primo anno. Di primo anno erano dei tre atleti che sono saliti anche sul podio della gara cronometro. È una buona cosa per il futuro, una generazione molto valida questa. 8 nelle prime 10. Le prime 6 classificate. E le prime 6 classificate tutte 6. Beh, è una conferma di quanto come squadra nazionale sapevamo, volevamo senza nulla togliere all'impegno delle atlete 95-96, che non erano due annate, non di qualità, ma che hanno bisogno di più tempo di maturazione, soprattutto a livello mentale. Quindi sapevamo che il 97 e quelle che entreranno l'anno prossimo, il 98, insomma, riqualificheranno mediamente il livello della categoria. E nonostante abbiamo fatto ancora risultati, però si era leggermente abbassato. Volevo solo fare
fare come già l'ho fatto anche prima i complimenti, perché comunque il lavoro che fa lui con la nazionale si vede anche dai risultati di queste corse. E tu, una cosa che volevo chiederti anche per ragazze così giovani, il discorso della pista e della strada, come pensi di tenerlo assieme? Cioè, loro due magari, perché sono qui, ma più in generale questa nuova generazione, pensi che devono sempre andare avanti ad alternare velodromo nella strada, o meglio concentrarsi su solo uno? Togliendo gli estremi,